Non per niente, ma io sono veramente indignata del fatto che sono 40 minuti che cerco di fare un intro e ci sono i miei vicini che giocano con le pentoline, che fanno un casino. Ah, stai girando un video? Figo! Cos'è YouTube? Wow! Zush! Ma tornati su Miji, io sono Greta e benvenuti, sono finalmente tornata a casa. Per chi non lo sapesse, sono stata un mesetto in Inghilterra, sono stata a Londra, a Brighton. Avrete visto sto video. Avrete visto sicuramente le mie ultime 24 ore del 2015, che è il mio ultimo video a Londra. Non avevo mai passato un capodanno fuori dalla mia città, fuori dall'Italia, ed è stato veramente pazzesco. Mi sono divertita tantissimo e principalmente nella mia vacanza in Inghilterra sono stata a casa, perché ho deciso di realizzare nel mese di dicembre 24 Shades of Grinch, i miei vlogmas giornalieri in cui chiacchiero con voi per 24 giorni di fila, che poi sono diventati 25. Sono molto molto felice di averli realizzati perché vi sono piaciuti tantissimo e li realizzerò sicuramente il prossimo anno. Fatemelo soltanto sapere, lasciate un bel pollice in su, andateli a vedere se non li avete visti. In questo video in realtà volevo parlarvi di qualcosa che ha riguardato me ed è principalmente il motivo per il quale ho aperto questo canale YouTube, e ci sono tantissime cose che succederanno la prossima settimana, quindi se non siete iscritti iscrivetevi, perché stanno per arrivare tante news e non vedo l'ora di condividere tutto con voi, ne sarete sicuramente felici. Se sei appena arrivato, ciao, io mi chiamo Greta e sono finalmente tornata a casa, è per questo che sto chiacchierando di cose di cui non mi interessa assolutamente nulla. E arriviamo al fuciulè, focus, arriviamo al punto del video, che è la scuola. Lo stress da scuola, sapete tutti di che cosa sto parlando. Chiacchierò con voi tutti i giorni sui miei social, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tumblr, e leggo i vostri messaggi. E mi sono accorta, soprattutto nel periodo delle vacanze, dopo le vacanze, quanto fosse il vostro stress per tutti i compiti e mille cose, e l'ansia, e ci sono passata anch'io. Ed è per questo che, come se parlassi a una sorellina più piccola, a un fratellino più piccolo, o alla mia migliore amica, o alla me stessa addirittura del passato, se potessi tornare indietro nel tempo, principalmente molte delle cose che vi dico sono le cose che direi alla me stessa se potessi tornare indietro nel tempo, in quei momenti in cui ero depressa, triste, per motivi assolutamente assurdi. Spero di aiutarvi con questo video. Vorrei provare una nuova sfida, ovvero di dirvi: riusciamo ad arrivare a 69.322 like? Non lo so, siamo una potenza e quindi credo che possiamo fare questa sfida. Conosciamo tutti quella sensazione: si torna dalle vacanze, i professori ti iniziano a interrogare, mille compiti in classe, devi andare a danza, devi studiare, il mio Dio, fa pianoforte, alle 6 non riesco a studiare, domani c'è il compito e PUM! Vorresti letteralmente sparire e abbandonare tutto, ma non è la cosa giusta da fare. Numero 1, distrazioni. Fondamentalmente per studiare abbiamo bisogno di concentrarci e di mettere da parte tutte le distrazioni, il mio famoso focus. Certo, io che parlo di concentrazione. Quando iniziate a studiare, prendete un bicchiere d'acqua, mettetevelo vicino al quaderno, e non per affogarvi, lol, very funny, that, wow. Per non alzarvi nel caso vi venga sete, perché anche alzarvi e tornare al posto e riaprire il libro e perdere il punto è una perdita di tempo e vi toglie la concentrazione. Prima di iniziare a studiare, controllate tutto quello che dovete controllare sul vostro smartphone, su Twitter, e andate nell'altra stanza, aprite un cassetto, metteteci il telefono, perché vogliamo preservare la nostra vita del telefono da sguardi indiscreti, non si sa mai, lo lasceremo in un cassetto con il silenzioso, tornate di là, vi sedete e non pensate al cibo, non pensate a Harry, non pensate a quel ragazzo carino che si chiama Mirko che vi deve rispondere e non ha ancora risposto. Via tutto dalla vostra mente e concentratevi un attimino. Usate come motivazione il fatto che prima finite, senza però mettervi fretta, prima potrete andare a controllare quello stramaledettissimo di Harry su Twitter o Mirko se va risposto, e se poi Mirko non vi ha risposto, andate a parlare con Mirko in modo cordiale. No, ok, scherzo, questo non fate. Numero 2, non pensate alla quantità di lavoro che dovete fare per il giorno dopo. Rilassatevi e scegliete un punto da dove partire. Ricordatevi che i vostri tre nemici più grandi resteranno per sempre il panico, l'ansia e la paura di non ottenere risultati soddisfacenti. E voi che cosa direte a questi tre nemici? Leave me alone, I'm trying to focus, bitch. Non proprio così, perché non è molto fine, carino. Cercate di non rimandare quel tema noioso che dovete fare, quella ricerca,
non prendetemi come se fossi vostra mamma. Seriamente, lasciate tutto quello che dovete fare, prendete un pezzo di carta e fatelo subito, iniziate subito. Se iniziate subito, vi dimenticate del fatto che assolutamente non avete nessuna intenzione di realizzare quel tema oggi o quella ricerca. Ma se iniziate subito e lo iniziate a fare e dite appena finisco vado a controllare se mi ha scritto Mirko, può funzionare, fidatevi. Prima lo fai, meglio ti sentirai. Sembra una di quelle canzoncine delle fate. Procrastinare le cose non è mai una buona idea, disse Greta, che è la prima a procrastinare le cose. Imparate anche ad incastrare le cose. Magari siete in un momento di noia, c'è un'ora di buco. Se c'è una confusione spaventosa in classe, voi create letteralmente la vostra bolla. Create la vostra bolla. Com'era la cosa di Hermione che fa tipo, fa le incantesimi per creare la protezione? Creata focus. Iniziate a fare gli esercizi per il giorno dopo, degli esercizi che sono stati appena assegnati, vi toglierete un sacco di lavoro. Sono tutte quelle cose un po' fastidiosette che nessuno ha voglia di fare, che però se poi non fai, che mettono due a matita e ti interrogano il giorno dopo e tu, why, perché a me? Uno dei miei consigli è quello di prendere appunti durante la lezione, ma non di scrivere tutto quello che il professore dice. Molte volte tendiamo, magari per paura, a ricordare tutto a memoria, per paura che se non diciamo quella specifica cosa non prendiamo un voto alto o qualcosa del genere. Ma fondamentalmente ricordare tutto, ogni singolo dettaglio, si chiama computer e noi non siamo computer ma siamo esseri umani, e quindi basta ricordare molto spesso il concetto e poi assolutamente approfondire, perché non potete studiare in modo generale, però gli appunti vi aiuteranno un sacco poi quando ci sarà il compito in classe e dovrete ristudiare tutto quanto. E c'è la famosa, io la chiamavo chiusina prima del compito in classe, però a casa, ho capito, da giorni ne parli, no, giovedì c'ho il chiusone del latino perché venerdì c'è il compito, tanto il latino. Quando studi, sii onesto con te stesso, questo è molto importante. Puoi concentrarti magari 3 ore di fila e poi darti una pausa, però in quelle 3 ore non devi andare a controllare se Mirko ti ha scritto, non devi andare a controllare Harry, te devi far venire fame perché lo spuntino è completamente un disastro. Se fai lo spuntino ufficialmente ti distrai ed è finito tutto quanto, poi finisci a mangiare, poi non c'è il cibo, poi devi uscire, devi vestire, andare a comprare patatine, un disastro. The story of my life, I was hungry and I went to the market to buy some chips on the worst, please love me. Trovate il vostro focus, lasciate tutto fuori e concentratevi, perché se voi riuscite a dedicarvi quel tot di tempo, riuscite a darvi una pausa, e una pausa è molto importante per voi. Che sia anche farvi la maschera per il viso, ma dovete sempre ricordarvi di dedicare del tempo per voi stessi, perché se una macchina non la curi, dopo un po' non funziona più, perché se la sovraccarichi, la sovraccarichi, la sovraccarichi e non la fai mai fermare, quella macchina, per quanto possa essere una Ferrari, prima o poi si ferma, quindi dovete curarla, e quindi curate voi stessi, perché siete una macchina, dovete andare avanti, dovete fare mille cose, dovete avere cura di voi stessi, però dovete anche essere onesti nei vostri confronti. Numero 3, 4, respirate, raccogliete tutta la vostra pazienza e amore nei confronti dell'universo, della popolazione mondiale, e parlate. Parlate con i professori, perché sono esseri umani e non mutanti. Almeno che il vostro professore non si chiama Remus Lupin e si trasformi in un lupo mannaro con la luna piena. In quel caso voi vi dovreste trovare ad Hogwarts e non... Credo che... Jesus, focus. Una professoressa della mia scuola una volta disse una cosa che non mi dimenticherò mai. Io ti insegno l'ingiustizia. E anche se molte volte vi sentite di non voler più combattere con tutta questa cosa perché trovate ingiusto, quante volte le cose vanno per l'ingiustizia nel mondo? Vanno per ingiustizia, semplicemente ingiustizia. E quante volte vorreste mandare tutto a quel paese? Non è giusto, perché bisogna combattere per le cose. E nonostante io sia dell'idea che a scuola bisogna soltanto trasmettere positività, voglia di creare, motivare le persone a creare, essere creativi e portare avanti le persone per studiare qualcosa che è la propria passione, il proprio amore, molto spesso non è così. E quindi che fare? Scappare, mandare tutto all'aria perché ciò che è intorno a noi non rispecchia quelli che sono i nostri valori e principi?
Delle volte semplicemente non è così e basta accettarlo e usarla come motivazione. Molto spesso quando c'è qualcosa che va male, io principalmente la uso come motivazione. C'è qualcosa che non va come vorrei che andasse, c'è qualcosa che non è come vorrei che sia, e invece di arrabbiarmi ho iniziato a rendere questa cosa la mia motivazione per essere ancora più forte e per andare avanti, nonostante tutto quello che sia intorno a me è shit. Quindi se a scuola non riuscite proprio a sentirvi più motivati, prendetela come una sfida. Non autoconvincetevi che siano tutti contro di voi. Non chiudetevi nella vostra bolla sempre. Sarà visto come un gesto di maturità da parte vostra andare da un professore a chiedere aiuto, perché è normale, e apprezzeranno molto questo vostro gesto. Certo, non fatelo sempre, perché altrimenti sentiranno come se voi non li ascoltiate e non è carino. E poi soprattutto cercate di creare un rapporto di amicizia con i professori, ma non siate falsi e troppo esagerati, perché nessuno ama i leccapiedi e soprattutto i professori non amano i leccapiedi. Una cosa importante che vi ho detto anche in un mio vecchio video dello scorso anno, in cui vi parlavo della scuola, mi pare fosse tipo un Q&A sull'inizio della scuola, riguarda il bullismo. Se siete vittime di bullismo, dovete parlarne con qualcuno, perché non siete voi sfigati che vanno a parlarne con qualcuno. Se una persona supera il limite e oltrepassa il tuo limite personale e ti fa del male e sta abusando di te, non sei tu lo sfigato che va a chiedere aiuto, ma è lui che sta sbagliando, quindi è lui che è in torto, non tu, non hai fatto nulla di male. Quindi non è sbagliato parlarne con i propri genitori, parlarne con i propri insegnanti e chiedere aiuto. E se pensate che ormai sia troppo tardi, non è troppo tardi, perché queste cose vanno come effetto domino, ma in realtà no, è come una palla che gira, diventa sempre più grande, diventa tipo un cocomero, non era un cocomero tondo tondo, ma era tipo un melone, tipo da una piccola cosa diventa tipo mostruosa e poi diventa ingestibile. E il bullismo funziona così: oggi ti faccio cadere per terra l'astuccio, esempio banale, domani ti spingo a terra, dopodomani ti do uno schiaffo, cioè, ok? Spero che voi abbiate capito quello che sto cercando di dirvi. Anche se le cose non vanno come credi, non lasciare che nessuno ti porti via il tuo spirito. Non aver paura di fare amicizia con altre persone. E molto spesso se ti senti in crisi e senti veramente di voler... ouch! Ogni cosa che una persona ti dice ti verrebbe voglia di piangere, cerca di sdrammatizzare, di non creare polemiche o situazioni ancora più pesanti di quelle che sono, ma di farti una bella risata e di dire: di nuovo mi scivola addosso, io sono rilassato, sono felice e voglio cercare di rimediare, perché non è mai troppo tardi per iniziare a studiare meglio, non è mai troppo tardi per dimostrare di valere di più e non è mai troppo tardi per fare nuove amicizie, per mettersi in gioco. E una cosa che voglio dirvi anche è di non lasciarvi forzare dagli altri. Non lasciatevi forzare da quella persona che fa già una cosa che tu non ti senti di fare. E non lasciatevi forzare se la persona gli dice: cioè, seriamente, cioè, a questo tempo ancora non hai fatto questa cosa. Gli dovete rispondere: forse non è il caso che io sia con te, allora non è il caso che noi condividiamo qualcosa, perché se non riesci a rispettare quella che è la mia persona e non hai rispetto per la mia persona e quindi per i miei tempi, allora non è giusto che io stia con te, perché non dovete cambiare voi stessi in base alle persone che avete intorno, ma sono le persone che avete intorno che devono accettarvi per voi stessi, per la persona che siete voi, non per la persona che dovete diventare o cambiare o perché non siete abbastanza fighi per quello o per quell'altro. Ho passato tanti anni magari a vedere delle persone come fossero wow, quella persona è super figa, non potrò mai essere come quella persona, non possiamo neanche forse fare amicizia. No, non è così, siamo tutte persone normali, ognuno di noi ha le proprie insicurezze, ognuno di noi ha i propri no, ha le proprie cose che non riesce a fare, e ciò non vuol dire demoralizzarsi e credere che tutto vada male e odiare tutto quanto. Quindi spero di avervi dato un po' di positività con questo video, dicendovi la vera realtà, quello che in un momento di buio non riesci a vedere perché sei troppo giù e non so... Spero di esserci riuscita, e se è così lasciatemi un bel pollice in su, lasciatemi un bel commento su di voi, qualcosa che da oggi inizierete a fare. Commentate con qualcosa che non avete mai fatto, che avete realizzato, che dovreste iniziare a fare per sentirvi meglio, e questo è quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto.
E se non siete iscritti, iscrivetevi. Questa è una settimana veramente molto emozionante per me. Non vedo l'ora di farvi vedere una speciale collaborazione che ho realizzato con un mio amico che è uno youtuber inglese. E inoltre, insomma, ho tanti nuovi video che stanno arrivando e non vedo l'ora di condividere tutti i miei nuovi progetti e tutte le mie cose con voi che mi supportate ogni giorno, e non potrei essere più riconoscente di tutto ciò. Ed è per questo che ho realizzato questo video, perché speravo in un qualche modo, a modo mio, di darvi una mano in un momento no, perché è quello che avrei voluto sentirmi dire io stessa. E se vi sentite giù, cambiate la canzone sull'iPod. Molto spesso se ti senti giù è solo perché stai ascoltando la musica sbagliata, e quindi cambia canzone, metti una canzone super potente e fatela prendere super bene e motivati. Io ricordo che nei miei momenti no, in cui avevo troppo cosa da studiare, così mettevo una bella canzone che mi motivava a dire: sai cosa? Io domani vado in classe e faccio i pezzi a tutti quanti. E quindi fatelo anche voi, dimostrate che siete persone che valgono e non lasciate che mai nessuno vi venga a far sentire una persona che non vale o che non è abbastanza per qualcosa, perché è ridicolo, perché siamo tutte persone e nonostante ci troviamo in situazioni differenti abbiamo tutti dei sogni e meritiamo tutte di realizzare ciò che desideriamo realizzare. E da MVG è tutto, sono felice di essere tornata, sono felice di chiacchierare con voi, un bacio grande, Dubai! Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high.